quello che volevo un po' condividere io stasera è, diciamo, la mia esperienza, il modo in cui sono arrivata alla questione dell'acqua, alla politicizzazione dell'acqua, attraverso dei movimenti contro la grande mineria, la mega mineria, quella che si chiama in America Latina, la grande mineria a cielo aperto. Che immagino quasi tutti qua danno una vaga di che cosa è. Mi sentite bene? Sì. Avvicinare. Avete una vaga idea di che cos'è una miniera a cielo aperto? Sono queste grandissime esplotazioni altamente meccanizzate, con molta poca manodopera, che richiedono delle estensioni territoriali e degli approvvigionamenti idrici molto importanti per l'attività di estrazione del minerale. Quindi non siamo più nelle miniere sotterranee, quelle che abbiamo tutti un po' in mente, no? Con grandi sindacati di minatori e una manodopera importantissima e una situazione di filoni, ma siamo in un'attività che cerca di estrarre percentuali piccolissime di minerali nel suolo. Quindi per darvi un'idea, una delle miniere su cui io mi ero concentrata, che è Minera Yanacocha, quindi è una delle più grandi miniere d'oro, dal 1993 al 2013 è stata una delle principali produzioni d'oro a livello latinoamericano, mondiale, ed è una concessione la cui superficie fa più o meno 3 volte il comune di Padova, con più buchi di più o meno la superficie della città, del centro città. Quindi è come se da qua a Venezia fosse un'intera concessione. Questo vuol dire accaparramento di terre, accaparramento di risorse idriche appunto per l'attività di estrazione, privatizzazione di vie di comunicazione, quindi non si può passare attraverso la concessione in molti punti, bisogna contornarla. E tutto questo per delle estrazioni di 1 a 4 grammi di minerale per tonnellata di terra e di roccia che viene spostata. Questo è, diciamo, la soglia di rentabilità di un'esplotazione di questo tipo. Ovviamente questo tipo di sfruttamento e questo tipo di estrattivismo ha delle ripercussioni, degli impatti sia ambientali che sociali molto importanti. Il primo, appunto, quello che menzionavo, accaparramento di terre e di acque che vengono tolte agli usi locali, principalmente agricoli e d'allevamento. Siamo nelle alte terre andine, dove le popolazioni locali praticano appunto delle tipi di agricoltura, allevamento principalmente di sussistenza, insomma è il piccolo campesinato, come si dice. E oltre a questo abbiamo dei grandi problemi di contaminazione, come si dice, inquinamento delle acque, non mi viene mai l'inquinamento delle acque, perché il processo di estrazione è fatto con degli acidi, tra cui il cianuro per esempio, quindi basta appunto delle piogge più importanti, un minimo sbaglio umano o meccanico nel sistema di ricircolo che queste sostanze penetrano nel suolo, penetrano nelle acque sotterranee e finiscono nei fiumi. Questo vuol dire quindi animali che muoiono, raccolti che si seccano, piante malate e tutta una serie di problemi di salute per la popolazione che dipende da queste fonti d'acqua. Questi impatti hanno una dimensione di genere molto importante, nel senso che le prime attività che sono impattate sono le attività di soggetti femminili o femminilizzati, sono le attività di sussistenza, sono le attività di cura che sono indispensabili alla riproduzione dei gruppi sociali, che siano familiari, comunità. Questa è una delle ragioni per cui le donne hanno spesso svolto negli ultimi anni un ruolo centrale nei movimenti sociali contro questo tipo di estrattivismo minerario. E quello che volevo un po' condividere qua è il modo in cui l'acqua è stata politicizzata dai movimenti contro la mega mineria, un po' tutto a livello latinoamericano. Però io vi parlerò di un caso particolare, che è quello del Perù, del nord del Perù, appunto nella zona vicino a questa grande miniera d'oro, dove c'è stato un grande movimento dal 2011 al 2013, diciamo, un'azione importante
in opposizione a un nuovo progetto di estrazione di rame e di oro. E nel contesto di una mobilizzazione locale, scusate, non so usare un microfono, veramente. Nel contesto di questa mobilizzazione locale, le donne sono scese in strada rivendicando per l'appunto l'importanza dell'acqua per lo svolgimento di tutta una serie di attività di riproduzione sociale, dalla cucina all'abbeveramento degli animali e degli esseri umani, all'agricoltura familiare di sussistenza, al semplicemente lavare le cose, tutte attività appunto tradizionalmente femminili in questo contesto. E il fatto di rivendicare un rapporto privilegiato, diciamo, con la risorsa idrica e di mettere in avanti tutte queste attività di cura attraverso anche poi attività molto antagonistiche, nel senso che ci sono state occupazioni per esempio del centro città che sono durate settimane, durante le quali le organizzazioni di donne campesina hanno occupato il centro città e hanno portato le loro ollas, le loro pentole, e hanno cucinato. Cioè la piazza centrale della città è diventata un'enorme cucina a cielo aperto per le migliaia di manifestanti che stavano occupando la città e bloccando le vie d'accesso alla miniera. E in questo atto, che è simbolico ma che è anche molto strettamente materiale, cosa vediamo? Vediamo per l'appunto un portare la riproduzione al centro dell'opposizione all'estrattivismo e una volontà tacita o comunque non sempre verbalizzata in quanto tale di dire appunto l'acqua è vita, questo ovviamente è uno slogan mille volte sentito, ma l'acqua non è solo vita nel senso concreto e biologico del termine, ma anche vita sociale. È quella che crea legami, è quella che crea connessioni. Qui abbiamo delle comunità che sono legate da reti di irrigazione, per esempio. E quindi la stessa risorsa, diciamo, che ha permesso di creare delle convergenze tra settori sociali e politici che in altri momenti storici non avevano molto a che spartire, no? Quindi, concretamente, tra delle élite urbane e il campesinato, quindi delle classi popolari, sia rurali che urbane, tra uomini e donne, tra donne di diversi ceti sociali che si ritrovavano unite attorno alla politicizzazione di questi rapporti di cura. Quindi non voglio essere troppo lunga perché siamo in tanti e quindi tutti devono avere il loro spazio. Però quello che mi sembra interessante di rilevare qua è che in una sorta di diciamo vuoto politico che era quello, nello specifico in Perù, gli anni 90 sono gli anni dopo la guerra interna, in cui parlare di politica, politica è quasi una parola sporca, no? Perché è associata agli anni del terrorismo, della guerra interna tra il Sendero Luminoso e le forze dello Stato. I conflitti ambientali contro la megamineria e in particolare il tema dell'acqua hanno permesso di ripoliticizzare alcuni rapporti e di creare delle nuove convergenze e sinergie tra diversi settori sociali. Lascio la parola ad Andrea Gualtara.